Salve ragazzi e bentornati nella stanza del piacere, qua è il vostro Stevie. Oggi in questo video di inizio marzo, come avete detto dall'inizio, parlerò dei miei super robottoni, o anche detti Mecha. Ed ecco voi la mia collezione. Bene ragazzi, ed eccovi qua una carrellata della mia collezione per intero. Questi qui sono tutti i miei robottoni Mecha di varie serie televisive che chi è, diciamo, giovanotto come me ricorderà. E naturalmente ci c'è anche qualche piccola bonus track, cioè robot che non c'entrerebbero molto ma che ho voluto inserire in questo video, e anche qualche veicolo che questo man mano vi spiegherò e vi racconterò. E questa è la mia collezione per intero. Bene ragazzi, ora partiamo dai più classici, che chi come me è nato nel inizio anni 80 conosce molto bene, ovvero sia il Mazinga Z, il grande Mazinga, Goldrake, Jetta Robot e Gig Robot d'acciaio. E diciamo che in bonus ho messo anche questo Micronauta, perché comunque, come sapete, è legato al Gig Robot d'acciaio. E incominciamo. E iniziamo proprio da lui, da Goldrake, anche perché è il primo robottone arrivato in Italia. Io di lui possiedo solo questi due modellini in gomma, uno più piccolo. Ah, premetto una cosa. Molti dei miei modellini sono, come dire, riparati o ricolorati da me, come in questo caso vedete questo Mazinga Z non era così particolareggiato, diciamo che questa colorazione, come vedete, l'ho fatta io per farlo assomigliare il più possibile all'originale. E se non ricordo male, questa versione piccola il più delle volte lo trovi nel logo Maltina. Poi se sbaglio mi correggerete voi. Questa è la versione piccola, questa invece è una versione un po' più grande. Lui non so come veniva distribuito. E questi sono i miei due modellini di Goldrake. Bene, ora passiamo al grande Mazinga. In questo caso questa è una statuetta del modello originale, invece questa, pardon, è una cover version che io, come vedete, sistemando in particolare, aggiungendo ad esempio questo modello non aveva il famoso boomerang e quindi l'ho aggiunto io, e ho cercato di colorarlo in maniera da renderlo più originale. Adesso lo avvicino, infatti vedete a questo spadino che io ho reso argentato, e come vedete le ali non sarebbero proprio così, e infatti, come detto, questa è una cover version del grande Mazinga. Infatti come vedete anche il volto l'ho un po' ricolorato, gli ho fatto questo, sapete, il famoso jet che gli si infilava nella testa, qui l'ho fatto io col Pongo perché lui non ce l'aveva, e così l'ho reso un pochino più somigliante. Purtroppo, come vedete, gli mancano le antenne, ma per il resto diciamo che non mi è venuto malissimo, dai. Invece questo, come detto, è una statuina del modello originale del grande Mazinga, vedete? Che questa, se non vado errato, veniva venduta nelle edicole con dei fascicoli che spiegavano la storia del robot in generale. E questi qui sono i modellini del grande Mazinga. E ora passiamo al Mazinga Z.
In questo caso ho un modello gigante e un modello un po' più piccolo. Premetto, loro due sono originali, solo che come noterete poi, adesso che mi avvicinerò bene, a questa versione più grande ho dovuto fargli degli aggiustamenti, perché quando l'ho trovato gli mancavano dei pezzi e purtroppo era anche rotto. Ma adesso lo guardiamo più nel particolare. Come stavo dicendo, questo grande Mazinga, quando purtroppo l'ho trovato, gli mancavano dei pezzi. Ad esempio, gli mancava il pettorale, l'astronave all'interno della testa e il jet scrambler, ovvero sia quella specie di astronave che gli si agganciava alle spalle e gli permetteva di volare. E allora io, con un po' di pongo e plastica, sono riuscito a, come dire, a riprodurre. E oltretutto, purtroppo, questo braccio si era staccato e io, con un po' di abilità, sono riuscito a riagganciarglielo, anche se purtroppo, come dire, è rimasto un po' molle. Hai pazienza. Premetto, queste viti che vedete qua sui lati, quando l'ho trovato c'erano già, e io ho preferito lasciarle perché evidentemente già qualcuno aveva cercato di ripararlo. Bene, questa è la versione gigante e ora passiamo alla versione più piccola. Questa versione è già molto più moderna, è un modellino che ho comprato qualche anno fa in una bancarella che vendeva questi modellini montabili, e infatti lui è completo. Ed ecco qua. E questi erano le mie due versioni del Mazinga Z. Lui invece è l'unico modello che possiedo dei Jetta Robot, che da noi sono usciti con due serie intitolate Space Robot e Jet Robot. Questa versione è della seconda serie, ovvero sia Jet Robot, e serve praticamente, e sapevate come era la serie, no? Queste tre astronavine che si univano e a seconda di come si agganciavano formavano un robot. In questo caso io possiedo il modellino della, diciamo, seconda configurazione, e spero che magari poi più avanti riesca a programmarmi anche le altre due. Comunque, per adesso ho lui. Purtroppo non mi ricordo come si chiama, so che ha un nome, ma adesso avete pazienza, proprio non me lo ricordo. Chi lo sa, me lo faccia sapere. Anche lui, per certi particolari, l'ho dovuto, come dire, un po' riparare. Ad esempio le gambe gliele ho dovute ricolorare, e come vedete questo pugno l'ho fatto io col pongo e ho cercato di rifargli le alette. Questo qua era il mio Jetta Robot. Bene, e ora passiamo a Gig Robot d'acciaio e la sua versione cover, ovvero sia, quando hanno creato il giocattolo di Gig Robot d'acciaio, purtroppo non hanno messo il copyright, perciò la forma del suo corpo è stata copiata per creare questa, diciamo, versione. I Micronauti,
Però in questo caso posso dire che anche lui è un micronauta, perché il suo corpo in realtà è quello di un Fox Commander, che però vi garantisco era rovinatissimo, quindi l'ho, come dire, l'ho abbellito e l'ho fatto diventare gig. E la stessa cosa vale anche per il suo cavallo, anche lui, come vedrete, l'ho dipinto di bianco e cercato di renderlo più simile a quello del cartone animato. Ora andiamo nei particolari. Come detto, questo jig l'ho ricavato da un micronauta, scusate un attimino, ecco qua. Ecco, la testa l'ho trovata un Comics and Games ed era, come dire, sapete il classico ciondolo che Hiroshi nel cartone porta sul petto ed è con il quale comunica con suo padre. Io gli ho staccato la catenina, ho praticamente recuperato la calamita di un micronauta simile a lui, quella che ha qui sotto la testa. Il corpo bianco l'ho colorato più o meno come i colori originali, più o meno, e l'ho fatto diventare una versione di jig fatta a mano, come vedete. Però dai, non mi è venuta malissimo, no? E questo, come detto, è sempre un cavallo micronauta che ho trasformato nella versione nella versione del cartone. Cioè, ho cercato di renderlo originale, però sì, lo so che si nota che è colorato a mano, ma io, ragazzi, purtroppo io, come ho detto anche in altri video, non dispongo di grandi mezzi e purtroppo anche di pochi soldi, quindi per questo che quando vado al mercatino e cerco questi modelli, cerco sempre queste versioni un po', come dire, mal ridotte, primo perché costano meno e perché secondo mi diverto poi a cercare di aggiustarli e di metterli a posto. E come in questo caso direi che comunque non mi è venuto malissimo, no? Poi lascio a voi la critica. Comunque questa versione ho cercato di renderla molto più simile a quella originale del cartone animato. Ecco qua. E qui abbiamo la versione copiata di Gig Robot d'acciaio, ovvero sia i micronauti, e in questo caso questo micronauta è il Fox Commander. Se per caso sbaglio nome, avete pazienza, ditemi voi, io so che lui si chiama Fox Commander. Che comunque devo dire che nonostante questi siano copie dell'originale, comunque hanno avuto comunque un bel successo. Infatti, dovete vedere. E questo non sarebbe il suo, ma è comunque un cavallo originale di Micronauti, ovvero sia, se non mi ricordo male, lui si chiamerebbe Andromeda. Poi, se sbaglio, chiedo scusa. In questo caso gli ho dovuto rifare la coda perché non ce l'aveva, allora con un po' di fantasia, perro e pongo, sono riuscito a rifargliela. E questo è uno Gig Robot d'acciaio e la sua versione cover. Bene, ora passiamo a delle versioni un pochino più grandicelle, ovvero sia Voltron barra Golion e God Sisma. Ah, ho detto Voltron Golion perché questo robot, quando è arrivato in Italia, infatti si chiamava Golion, però poi dopo l'hanno ribattezzato Voltron, non chiedetemi il perché lo ignoro, ma chi ne sa qualcosa mi faccia sapere. Allora, un momento che appoggio la camera. Ecco, qui ho due versioni di Voltron, ovvero sia questa versione DX e quest'altra versione sempre trasformabile, in cui era possibile
inserire i personaggi. Vabbè, se in questo caso ho solo lui, il pilota del leone giallo, ma non dispero che magari con un po' di fortuna riesco a trovare anche gli altri. Comunque, partiamo adesso, partiamo con la versione di X. Come detto, questa è la versione di X, o meglio sia Deluxe. Anche questa versione sarebbe, come dire, trasformabile, cioè smontabile nei 5 leoni, ma purtroppo quando l'ho ritrovata era parecchio danneggiata, certi particolari li ho dovuti incollare e quindi non è più possibile trasformarlo. Ah, premetto, quest'arma non so se è la sua, era insieme a lui, quindi me l'ho mantenuta. Come detto, quando l'ho ritrovato purtroppo era praticamente a pezzi, e allora certi pezzi, come detto, li ho dovuti incollare e di conseguenza non si può trasformare. Ah, e questo sostegno l'ho dovuto mettere perché purtroppo, come detto, sono giocattoli comunque anche usati e questa ala in questo punto è diventata molle e continuava a cadere, allora l'ho bloccata in questa maniera per fargliela star ferma. Bene, e questo qua era il Golion Deluxe. Bene, come detto, anche questo qua sarebbe un Golion Voltro trasformabile, ma per un fatto di, diciamo così, di estetica, preferisco tenerli smontati i leoni, tanto comunque l'intero ho lui, quindi lui può anche stare così. Allora, comunque adesso partiamo dai vari leoni. Partiamo dal numero 1, ovvero sia il leone nero. Adesso io non so se i leoni hanno dei nomi particolari, se si dovessero avere fatemelo sapere. Allora, come detto, questo è il leone nero, ovvero sia il leone principale, che poi sarebbe il tronco, questa parte qui. Vedete, scusate, e come già detto prima era possibile inserirgli i personaggi. Vediamo se riesco ad aprire il vano. Ecco qua, sì. Cioè, come vedete, qua era possibile inserirgli il personaggio che al momento non possiedo. Ecco qua, e questo era il leone nero. Poi passiamo a il leone rosso, che era una delle braccia. Anche lui, come detto, anche al suo vano per contenere il suo pilota, che al momento per lui non possiedo. Per la fattispecie era questo braccio. Poi passiamo all'altro braccio, il leone verde. Ah, questo che vedete è scotch biodesivo,
che ho utilizzato per tenere fermi le zampe quando è trasformato, perché come spiegato purtroppo, come avete anche con gli altri leoni, sono comunque giocattoli usati e quindi le giunture si sono, come dire, rammollite. Anche lui, vedete, al suo vano dove veniva inserito il personaggio. Poi passiamo al leone azzurro. Allora, questo, come detto, questo supporto in Lego l'ho dovuto fare perché, come vi ho già spiegato, purtroppo, come vedete, ha le giunture molli e purtroppo non sta in piedi. Allora, per fare in maniera che stia comunque almeno un po' in piedi, ho fatto questo supporto con il Lego e gli ho attaccato con un pezzettino di Patafix. Questo è uno anche dei piedi, come vedete, e anche in questo caso anche lui ha la sua cabina, vedete che cerco di aprirla, la sua cabina di pilotaggio. Come detto, anche lui spero di riuscire a recuperare il personaggio che lo guidava. E per finire passiamo al leone giallo, anche poi l'unico di quale possiedo il personaggio. Eccolo qua. Ed ecco il leone, anche lui un supporto per lo stesso identico motivo del leone azzurro, perché anche lui purtroppo ha le giunture molto molli. Come vedete, anche qua ho dovuto usare il Patafix per tenergli ferme le zampe quando è trasformato. E come gli altri, anche lui ha la sua cabina di pilotaggio. Ecco qua, e questa era la versione pilotabile del Voltron, e questi sono i miei due Golion Voltron. Bene, e qua un altro Gigant Robot, ovvero sia il God Sisma, che in questo caso è uno dei pochi robot che ho trovato completo, ma non l'ho pagato poco. Allora, come sapete, il God Sisma era formato da tre robot: il robot che fungeva da piedi, il robot che fa da tronco e da questa astronave che poi fa da petto e da ali. Non sto a smontarlo per il semplice fatto che molti particolari di questo robot sono diventati delicati e allora preferisco non toccarlo più un tanto, perché non vorrei che si rompessero definitivamente, sarebbe un peccato. Allora preferisco mantenerlo così. Come vedete, ho tutti i pezzi, ovvero sia lo scudo e la spada, che in certi casi purtroppo è introvabile perché viene o rotta o danneggiata. E questo è il mio God Sisma. Bene, e ora passiamo all'ultima serie di robot. Vedete, questi già di dimensioni più ridotte e anche di veicoli, che adesso con calma vediamo tutti. Bene, iniziamo con lui, che naturalmente molti conosceranno anche perché è uno dei più famosi, ovvero sia il Daitan 3. In questo caso, come vedete,
molti pezzi non sono originali, ma è quando l'ho trovato e purtroppo era così. E allora, come vedete, con un po' di fantasia e un po' di abilità sono riuscito più o meno a ricaricare i pezzi mancanti, ovvero sia le spalle, le ali. Ho appiccicato questi pugni che non sarebbero i suoi, ma vabbè, ma almeno così è un po' più completo. Dai, non mi è venuto malissimo. Diciamo che questa versione qua, se avesse tutti i pezzi, sarebbe anche trasformabile, sapete, nell'aereo e nel carro armato, ma purtroppo mancando i pezzi rimane così. Non è detto che magari poi con un po' di fortuna li trovo, ma per il momento è così. Ecco qua. Ah, questa qua è una riparazione per se gli è agganciata le gambe. E come vedete, per le ali ho utilizzato del pongo e della plastica colata poi di giallo. Invece per le spalle ho usato del cartoncino e della carta stagnola per dargli l'effetto argentato. E spero sempre di poter magari trovare i pezzi originali e poterlo completare. E chi lo sa. E questo qua comunque è il mio Daitan 3. Poi, altro robot discretamente famoso, eccolo qua, è il Trider G7, in questa versione un po' piccolina. Anche in questo caso, quando l'ho trovato, non era completo. E oltretutto, come vedrete, una delle antenne era mancante. Questa sono riuscito a rifargliela io col pongo, e sempre col pongo gli ho rifatto le ali, i pugni e questi due accessori a fianco delle gambe, seguendo sempre comunque lo schema del robot originale. E questo qua è il mio Trader G7. Bene, poi proseguendo passiamo a un altro robottone particolarmente famoso. In questo caso diciamo che è una cover assemblata da me, ovvero sia di un robot somigliante, ma che io, diciamo che poi procurandomi dei pezzi, ho cercato di renderlo ancora più somigliante possibile. Ma come vedete non è proprio uguale. Sto parlando del Daltanius, ma come vedete, ad esempio, già le gambe non sono proprio uguali, questi cannoni non c'entrerebbero e anche questa spadina non c'entrerebbe molto. Diciamo che ho trovato un robot che aveva più o meno le stesse braccia e gliel'ho messa, prendendolo più simile. Come purtroppo si nota, la testa purtroppo era rotta. Diciamo che a furia di dai sono riuscito a sistemargliela e mettergliela a posto. Vista da dietro ha queste parti nere perché ho dovuto scaldarle per rimetterla a posto. E purtroppo, per quanto mi sono impegnato, un po' mi è rimasta, come dire, storta, come vedete, ma vabbè, pazienza. Però nel bene o nel male è abbastanza simile. Invece qua ho un pezzo di un modello originale, ovvero sia Beraglios il Leone, e come sapete questo serve parte del tronco. Per poterlo avere completo mi mancherebbero il robot e l'astronave, ovvero sia il Antares, che era il robot, e il Jumper, l'astronave. Lui, come sapete, è Beraglios, vedete? E questi qua sono i miei due elementi di Daltanius, una cover version e una parte originale. Bene, proseguiamo. Lui appartiene a una serie TV non molto conosciuta, ovvero sia gli Astro Robot. Praticamente questo cartone parla di 5 robot e questo è uno di loro. Purtroppo non mi ricordo il nome, perciò se qualcuno di voi lo sa me lo dica. Allora, qui in questo caso i pugni li ho dovuti fare io perché non li aveva più.
Poi qua al centro del petto aveva inserito un dischetto che poi, soffiando in questo foro, questo dischetto partiva. Poi oltretutto emetteva anche un curioso suono. Scusate. Ecco, come avete sentito. E questo è l'unico modello che possiedo degli Astro Robot. E ora passiamo a degli altri robot molto famosi. Bene, ora passiamo ai Transformers. Qui ne possiedo 5 modelli. Questi due sono originali. Lui non ne sono sicuro. Invece loro due sono delle cover version. Allora, passiamo agli originali. Questi qui sarebbero due versioni che si trasformano in aeroplano. E ho da poco scoperto che farebbero parte di un robot gigante componibile. E questo in pratica sarebbe un braccio e ne mancherebbero altri tre. E chissà se riuscirò mai a completarlo. Poi, questo più piccolino è un Chrono Time, ovvero sia un robotino che si trasformava in orologio. Infatti qui, scusate, possiedo la sua fibbia. Dove l'ho inserito diventava un orologio. Non so se sarebbe funzionante, ma adesso non sto mettendo la batteria. Poi passiamo alle cover version. Questa qui è una cover di un'ambulanza che mi è capitata per puro caso, ma visto che era in buone condizioni l'ho tenuta. Trasformato sarebbe una specie di ambulanza e comunque non sarebbe neanche un Transformer originale. Poi c'è questa cover version di Commander. Sì, lo so che lui si chiamerebbe Optimus Prime, ma quando la prima serie del cartone è arrivata in Italia, lui è stato nominato Commander e io voglio che sia così, lui è Commander. Questa versione, come detto, non è originale, perché come vedete non possiede i simboli dei Transformers, quelli che invece hanno loro, vedete? Adesso aspetta che l'ultima cosa inquadro bene. Questo simbolo qui purtroppo non ce l'ha, però più o meno gli somiglia. In questo caso ho dovuto fare delle riparazioni, gli ho dovuto fare di nuovo il paraurti davanti a comente scassato, sono riuscito a risistemarglielo, gli ho fatto i pugni. Poi qui in mezzo non era tutto un vetro unico, io come la versione originale ho fatto due vetri. Ecco. E questi erano i miei Transformers. E che naturalmente non dispiace di trovarne altri. Ecco, ora ci sono questi altri tre robot. Però loro tre non so dirvi a quale cosa appartengano. Allora, questo qui più grosso proprio ignoro che cosa sia. Diciamo che da lui ho recuperato le braccia per poter fare un Daltonius quasi simile. E poi, come vedete, io col Pongo gliele ho riprodotte per ricompletarlo. Come detto, non so a che serie televisiva appartenga. Se nessuno sa qualcosa, vi faccia sapere. Loro due, diciamo che sono un po' come i Micronauti. Cioè delle serie di robottini che non avevano un cartone animato, ma che io comunque da piccolo ho posseduto. Adesso questi qui li ho ritrovati, come vedete gli ho fatto i pezzi mancanti. Infatti questi robottini avevano un pugno e un'ascia, come vedete, e ho cercato col Pongo di riprodurli. E questi diciamo che sono delle serie di cover version. Bene. Bene, ora passiamo a un robot morto particolare, perché lui, come sicuramente ricorderete, non appartiene a un cartone animato, bensì a un film. Il film di Corto Circuito, e lui è il simpaticissimo numero 5, che comunque, come tutti gli altri robot, mi ha appassionato e quindi ho deciso di inserirlo in questo video, anche se non è un robottone giapponese.
Questa è una versione Lego non originale che ho trovato su internet. Cosa molto bella poi di questo modellino, che vedete, i cingoli funzionano veramente. In questo caso lui sarebbe la versione del primo film, che però è quella che mi è piaciuta di più. Anche il secondo film non era brutto, però non era come il primo. Come vedete, la sua valigetta con tutti gli utensili, il laser, come detto, però non è un Lego originale, è una specie di, come definirlo, una fan mod, che però comunque ci somiglia parecchio. E per quanto riguarda i miei robot, sono questo e l'ultimo. Ora passiamo a due veicoli sempre anni 80. Per concludere, passiamo a questo veicolo anni 80 che molti si ricorderanno nel cartone animato di Supercar Gattiger. Qua ho le 5 macchine e qui ho le macchine agganciate. Come sapete, nel cartone animato, e come detto, queste macchine si agganciavano per formarne una unica macchina da corsa molto potente che funzionava a energia solare. Come sicuramente avrete notato, questi modelli erano molto danneggiati, e allora io, con un po' di abilità, tanto pongo e un po' di fantasia, sono riuscito a, come dire, a riaggiustare. Poi, come vedete, ho anche la versione più piccola. In questa versione potevi staccare la macchina gialla e lanciare le due macchine laterali. Queste due funzionano, e peccato che questa gialla l'ho dovuta, come dire, incollare alla macchina, perché purtroppo il gancio che la teneva agganciata si è rotto, quindi e purtroppo non si può togliere. Vabbè, ma tanto in compenso ho le versioni più grandi, le versioni deluxe. E questo era il Supercar Gattiger. Bene, e per concludere, questo è l'ultimo veicolo, ovvero sia l'astronave degli Eisenborg. Una specie di cartone animato molto particolare, perché era metà cartone e metà live action. E questa qui era l'astronave. Per chi non si ricordasse, praticamente questo cartone animato parlava di questa squadra di combattenti che combattevano praticamente dei dinosauri maligni. E questo era uno dei veicoli che utilizzavano. Adesso non sto di tutta la storia, ma comunque chi è vissuto come me la conosce molto meglio. Questo comunque è il veicolo di Eisenborg. E che è anche comunque incredibilmente completo. Ma la cosa più bella è che questo qui, se lo vedi su internet, costa un botto di soldi. A me questo me l'hanno regalato, cioè questo non è vera fortuna. Bene, e con questo ho completato la mia collezione. Bene ragazzi, e con questo è tutto. Spero che questo mio video vi sia piaciuto. Mi scuso se è effettivamente un po' lunghino, ma come vedete non ne ho pochi di robot, quindi dovevo un po' spiegarveli tutti. Comunque, come al solito e come dicono tutti, vi invito a mettermi un like, a iscrivervi al canale se volete, e con questo è tutto. Vi saluto e vi rimando al prossimo video, che spero di fare il prima possibile. Comunque, dal vostro Stevie è tutto, ciao ciao!